Uff, uff, uff. Che scimmia dispettosa! Ce la riprenderemo, Daghi! Scimmia dispettosa! Scimmia dispettosa! Scimmia dispettosa! Scimmia dispettosa! Ma dov'è andata? Eccola! Scimmia dispettosa! Ehi, lupetti, fate attenzione! Oh, scimmia dispettosa! Attenzione, lupetti! Scimmia dispettosa! Scimmia dispettosa! Oh, piccola scimmia dispettosa, hai gettato tutta la frutta giù dalla collina. Huh? Ventilatore! Sì! Bel lavoro, lupetti! Wow. Allora, lupetti, come dovrebbe portare i capelli Daghi? Io dico buffi, cotonati! Meglio ricci! No, lisci! Calvo! Oh, ok. Allora chi vuole iniziare per primo? Io! So cosa fare! Oh, molto carino, Norri. Ora provo io. Vediamo cosa sai fare, Rolly. Ah! Oh? Tocca a me, toccherà a tutti, vero, Daghi? Oh? Ci sarà sicuramente almeno una pettinatura che stia bene a Daghi. Mm. Mi è venuta un'idea! Finito! Questa ci piace! Oh, wow! Bellissimo maglione viola a casa, che indosserei tutti i giorni, ma non mi è permesso. A volte fa troppo caldo e mamma dice che non posso metterlo sempre. Trovati! L'arcobaleno esce quando piove e c'è il sole nello stesso momento, oppure puoi sempre puntare il tubo per innaffiare verso il cielo. E papà ha detto ciò? E papà ha detto che era un bel disegno. Splash! 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 Mamma ha detto che non si può mettere in testa, perciò sono dovuta uscire dalla credenza. Io ho un cugino che si chiama Eric. Lui è un alligatore ed anche se è più grande di me, io sono più alto di lui di così. È davvero simpatico. Un giorno Eric ed io siamo andati a fare una gara per vedere chi di noi due riusciva a saltare nel maggior numero di pozzanghere, ma non ne abbiamo trovata nemmeno una. Oh! Daghi, Daghi, le piante stanno nascendo! Sì! Wow! Le nostre piante stanno crescendo!
Happy. Puoi avere un po' della mia cipolla. Non mi piacciono le cipolle. Wow! Ma quella è una fragola enorme! Già! Buggy! Puoi dare un po' di spremuta anche a Buggy? Woof! Cielo. Riesci a vedere la vite, Buggy? Woof. Riesci a prenderla? Woof. Dobbiamo trovare qualcosa di molto piccolo per raggiungerla. Che cosa potremo usare di tanto piccolo, Buggy? Una matita. Pinzette. Un ago. Una mini carota. Una nocciolina. Aspetta, io sono più piccola di queste cose. Potrei provarci io. Se ce la facessi, diventerei una vincitrice. In caso contrario, sarei una perdente. No! Sono la più piccola chance che abbiamo. Lupetti, me ne occupo io. Woohoo! Secondo voi dovremmo aiutarla? Probabile. Uff! È vicino al filtro! 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 Ditele di andare a sinistra! Vai a sinistra! 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 Uff, uff! Ora si sta avvicinando al succo! Bene! Oh, oh! Uff, uff. Il polverizzatore. Che parola divertente. Dov'è adesso? Abbiamo perso i contatti. Oh, questa missione è troppo grande per me. Come mi è venuto in mente? Oh! È da qui che viene fuori il miele, Buggy. Uff. Buggy, ma le api non facevano il miele? Di solito è così, Norri. Che strano. Vi posso aiutare? Avete del miele, per favore? Spiacente, Lupetti. Attendiamo che le api del miele consegnino il nettare. E dove sono? Non saprei, ma faranno meglio ad arrivare presto o la regina non avrà miele per il suo tè pomeridiano. Ehi là! Che cos'era quel rumore? Sono le api del miele. Squadrone del nettare, riuscite a ricevermi? Vi riceviamo forte e chiaro. Prepararsi all'atterraggio. Negativo, torre di controllo. La pista di atterraggio è bloccata. La pista è bloccata? Abbiamo bisogno del miele subito, Capitan Pasticcio. Vi farò strada io, Pasticcio. Non farlo, Maverick, è troppo pericoloso. Ah, sì, ci siamo. Non preoccuparti, reginetta. Ecco il nettare. Ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta. Ah, amici, è un disastro laggiù. Capo dello squadrone a torre di controllo, sembra che siamo bloccati quassù. Ma è quasi l'ora del tè. Qualcuno potrebbe mettere su il bollitore? Oh no! Sono i nostri giocattoli! Bloccano la pista d'atterraggio! Personale di terra, operazione mettere in ordine! La tazza perfetta per una bella bevuta di... Va tutto bene, Rolly. È stato un incidente. Uff. Come farà Buggy a bere il suo tè ora? Non preoccupatevi, l'ho riparata io.
più o meno? Magari potremmo fare una nuova tazza per Dagi. Ma come si fa? Uff, uff. Non preoccupatevi, lupetti. Dagi sa come fare. Lui ha il distintivo del ceramista. Cos'è un ceramista? Uff, 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 uff. Esatto. Un ceramista è colui che crea oggetti con l'argilla. Anche noi possiamo fare i ceramisti. Uff! Che cos'è? Quello lì è un tornio, Tag. Uff, uff. Dagi userà il tornio per creare una tazza. Tornio! Esatto, Roli. Il tornio è ciò che usano i ceramisti per fare... Beh, è quello che sta facendo Dagi. Oh! Possiamo provare anche noi? Uff! Il segreto, cari lupetti, è la delicatezza. Quella del ceramista è una forma d'arte. Bene, lupetti, è l'ora del raccolto. È ora di darci dentro. Sì! Io ho colto una patata! E assomiglia ad Ellie. Pa, pa, pa. Una papera! Qua, qua! Doggy! Ops, scusa, verme. Finito! Non esattamente, lupetti. Uff, 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 uff. Ce ne sono ancora? Uff! Ma come facciamo a raccogliere tutte queste cose? Non preoccupatevi, lupetti. Ci pensa Dagi. Perché lui ha il distintivo del raccolto. Possiamo usare un trattore. Uff! Wow! Uff, 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 uff. Tu! Forte, amico! Oh, mi piace! Sì, più veloce, dai, più veloce! Ma più veloce! Wow, sì! Oh, cielo! Wolf. Sembra che anche gli altri animali vogliano partecipare al raccolto. Dagi, possiamo raccogliere altro cibo? Mentre aspettiamo. Wolf. Wolf. Prima si prende lo spazzolino da denti. Oh, spazzolino da denti! Poi lo si bagna. Uff! Si aggiunge il dentifricio. Quel tanto che basta. E ora ci spazzoliamo i denti per 2 minuti. Bisogna fare dei piccoli cerchi. Spazzolare i denti di sotto. E poi quelli di sopra. Si spazzolano i denti davanti. E poi quelli dietro. Uff, uff, uff. Spazzolali in questo modo. Cicchi, 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 cia. Piccoli cerchi. Cicchi, 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 cia. Ogni singolo dente. Cicchi, 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 cia. A ritmo di musica. Cicchi, 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 cia. Se non li spazzoli bene, il tuo sorriso non sarà bello. E i tuoi denti non saranno forti. Saranno gialli e tartarosi. E puzzolenti. Davvero? Sì! Spazzolali in questo modo. Cicchi, 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 cia. Fai
Hai dei piccoli cerchi? Cicchi 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 cia. Ogni singolo dente. Cicchi 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 cia. Al ritmo di musica. Cicchi 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 cia. Spazzolali per bene. Così potrai masticare qualunque cosa. E luccicare quando sorridi. E ti sentirai in salute. E felice. E lilla! Woof, woof, woof. Spazzolali in questo modo. Cicchi 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 cia. Piccoli cerchi. Cicchi 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 cia. Ogni singolo dente. Cicchi 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 cia. Al ritmo di musica. Cicchi 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 cia. Spacciolali come noi. Non è molto difficile. Come saltare giù dalla luna. Oh! Ma è un gioco da ragazzi, come cantare questa canzone. Spacciolali così. Cicchi 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 cia. Piccoli cerchi. Cicchi 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 cia. Ogni singolo dente. Cicchi 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 cia. Al ritmo di musica. Cicchi 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 cia. 2 minuti di spazzolino, Lupetti. Magnifico! Oh, woof woof. Dagi può prepararti tutto quello che vuoi, Tag. Beh, mio padre mi ha preparato i cereali questa mattina, proprio come piacciono a me. Fino a qui, papà, grazie. No, un pochino di più, un po' di più, ancora un po'. Un altro po', ancora, 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 sì, così. Ancora un po', grazie. Ancora un pochino, ancora un altro po', ancora un po', ancora, ancora, ancora. I cereali mi danno tanta energia, vedete? A me piacciono i pancakes a colazione, sono i miei preferiti. La mia mamma mescola il latte, le uova, la farina e poi mette tutto dentro una padella e li cucina. La parte che mi piace di più è quando li fa saltare in padella. Li manda tanto, tanto in alto. Sapete? Mio nonno prepara le aringhe per colazione. Davvero belle grandi. Wow! Ma le aringhe non sono molto piccole, Roli? Sì. Fiu! Mio padre ci prepara la shakshuka. Sembra una cosa buona. Sì, ci si mettono i pomodori, il chili e i peperoni. E si aggiungono le uova sopra, tante uova. Sembra molto salutare. Sì, i miei fratellini ne vogliono sempre una doppia porzione. Shakshuka! Ma se mangi tutte le uova delle galline, le galline che cosa mangiano? Le galline non mangiano le uova, Happy! Allora con che cosa fanno colazione? Loro mangiano i semi. Beh, non mi sembrano molto buoni. Oh, loro adorano i semi. Dagi sta facendo un frullato. Possiamo assaggiarlo, Dagi? Woof! Cosa c'è dentro? Un po' di questo, un tocco di quello, ma soprattutto... Uff! Acciughe! Intendi i pesciolini? Ma sono disgustosi! Non appena avrò imparato a scrivere, devo annotarmi sul diario di non mangiare mai e poi mai e dico mai quei pesci! Ti sbagli! È un frullato delizioso! Beh, nessuno di voi sbaglia, è solo una questione di gusti! Cosa sono i gusti? Ottima domanda, Tag. Per fortuna, Daggy ha il distintivo del gusto. Può spiegarvelo lui. Uff, uff. Sulla nostra lingua ci sono delle piccole protuberanze. Si chiamano papille gustative. Queste papille possono percepire 5 diversi tipi di gusti. Uff. C'è il dolce. Lo troviamo in cibi come il gelato, il succo d'arancia, la cioccolata e la marmellata. Ah, adoro il dolce, non ne ho mai abbastanza di te. Dopodiché, l'acido. Lo troviamo nell'aceto, nello yogurt, nel rabarbaro e nel limone. Oh, è davvero aspro. Il prossimo gusto è... Il salato. Lo troviamo nelle acciughe, nella pancetta, nelle noci e ovviamente nel sale. Ma troppo sale non fa molto bene. Il prossimo è... l'amaro. Lo troviamo nei pompelmi, nei broccoli, nel caffè e... nei cavoli!
E infine l'umami. Lo troviamo nei cibi elaborati come funghi, bistecca, salsa di soia e... formaggio! Forza, lupetti! Aiutiamo Dagi a fare la marmellata! Sì! Allora, che frutti mettiamo nella nostra marmellata? Fragole! Limoni! Arance! Mango! Banane! Bene, è ora di mescolare! Wow! È pronta, Dagi? Oh! È ora di preparare qualche bella fetta di pane. Tag, Rolly, Betty, Happy, Norri e una fetta anche per la scimmia dispettosa. Allora, è buona? Ben fatto, lupetti! Ora avete il distintivo della marmellata! Ah, ecco i vostri genitori. C'è giusto il tempo per un'altra cosa. Un Dagi abbraccio! Dagi abbraccio. Oh, amico! Oh, amico! Oh, amico! Oh, amico! Era la nostra torta! Oh, amico! Oh, amico! È terribile! Oh, accidenti! Puoi dirlo forte? Cosa farai ora? Uff! Dagi! Ah, Dagi! Qualche idea su come aiutare i conigli? È il distintivo dei pasticceri, Dagi? Oh! Oh! Ah! Vuoi fare una nuova torta ai conigli, Dagi? Oh! Yippee! Oh, forte, amico! Dagi, dove sono i palloncini? Uff, uff, uff! Nella scatola dei palloncini, è ovvio! Ci stiamo organizzando una festa! Allora, chi potremmo invitare? Mili! Bene. Rana. Sì. Galline. Se proprio insisti. Palloncini. Stiamo facendo le decorazioni di carta. Sì, 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 sì. Palloncini. Oh, la mia non assomiglia a Dagi. Oh, i miei non si tengono per mano. Dovremmo... chiedere a Dagi? Sì. Oh. Oh, è perfetto! Grazie, Dagi! Altri palloncini! Gli inviti sono pronti! Sì! Sì! Vestiti bene! Mau! Fateci sapere. Attendiamo una risposta. Sì. Chi non viene è un rospo. Brava. Ben
forte, amico. Le decorazioni sono pronte. Che cosa manca? La torta di compleanno! Pane, un po' d'uvetta. È così che si fanno le torte. Adesso la dobbiamo decorare. Con tutte le cose che piacciono a Dagi. Crema pasticcera! Spaghetti! Lattuga! E gli zuccherini! Non manca niente! Pronti? Sì! Perché indossiamo dei cappelli, Dagi? Uff, uff, uff! Tutti gli ospiti devono indossare un cappello a delle nozze reali. Oh! E perché la frutta? Beh, diciamo che fa parte della tradizione. Capito! Benvenuto! Che piacere vederti! Ce l'hai fatta alla fine! Wow! Ma che splendido cappello! Ah, Dagi e i lupetti! E la frutta! Oh, che meraviglia! Accipicchia, che bel banchetto! Miei stimati ospiti, lasciatemi complimentare con voi per i vostri copricapo davvero splendidi! Evviva! Ma oggi la più incantevole creatura che abbia mai incontrato in tutta la mia vita indosserà il più bello di tutti i cappelli! Oh! È ora! Oh, wow! Sì, Dagi, sono pronto! Oh, wuff, 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 wuff! Dov'è la sposa? Tesoro? Ci sei, tesoro? Oh, è molto timida! Non penserete mica che abbia cambiato idea! Non si preoccupi, Re Tigre. Troveremo la sposa. Sì! Futura sposa, dove sei? Che cos'è questo rumore? Proviene da quella parte. Salve, dolcezze. Ciu-ciu! Oh, grazie al cielo siete qui. Mi si è incastrato il vestito da sposa. Sei tu la sposa? E chi se no? Stai tranquilla, ti tireremo fuori. Tirate! No! No, il mio splendido abito! Non posso sposarmi così! Va tutto bene, Ciu-ciu. Lo aggiustiamo noi! Vuol dire che guiderei tu la parata, Dagi. Woof! Che bello spettacolo, Dagi! Nella grande parata abbiamo 10 ballerini che scuotono le loro piume! Ciao, Norri! Ciao! Ma è pazzesco! Ci sono 9 saltellanti pinguini punk! 8 clown che fanno scherzi in giro! Ciao, Tag! 7 maghi che agitano le loro bacchette! Forte, amico! 6 chef che cucinano rumorosamente! Ciao, Rolly! Ciao! 5 leoni che ballano il tip-tap! 4 cowboy armati di pistole ad acqua! Yeah! Acqua! Astronauti che passeggiano sulla Luna! Due superstar subacquee! Ciao, Betty! Ciao! E un Dagi danzante a guidare la parata!
giusto il tempo per un'altra cosa. Un Daggy abbraccio! Oh. Daggy abbraccio!